E allora ritorniamo in diretta e diamo dunque il buon pomeriggio alla dottoressa Chiara Manzi, massima esperta di nutrizione culinaria in Europa, autrice del libro Gusto e Benessere, la tradizione diventa anti-aging per la LT Editore. Buon pomeriggio, dottoressa Manzi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione. Grazie a lei per essere virtualmente qui presente nella puntata odierna di Genetica Oggi. Dottoressa Manzi, prima di raccontare il libro, partiamo proprio dalla cucina anti-aging che abbiamo brevemente appunto accennato nella nostra scheda introduttiva riguardo l'alimentazione. Ci può spiegare meglio di che cosa si tratta? Ma innanzitutto si tratta di pensare, proprio parlando di genetica, che la nostra salute, anche la durata della nostra vita, dipende molto poco dal nostro DNA e moltissimo da quello che mangiamo. E quindi un'alimentazione che ci aiuta a vivere a lungo è un'alimentazione diciamo meno abbondante, quindi mangiare un po' di meno, mangiare più fibra, meno zuccheri, meno grassi, meno sale. E tutto questo normalmente si traduce in un'alimentazione un po' triste e un po' punitiva. Il mio lavoro è stato quello proprio di lavorare con grandi chef e grandi pasticceri per fare in modo che i dolci e i piatti più golosi della nostra tradizione si possano reinterpretare secondo le linee guida per una nutrizione che ci aiuta a vivere più a lungo senza perdere assolutamente il gusto. Ed ecco Quindi dunque in questo. effetti un volume proprio che ripropone i piatti della tradizione, ma in questa chiave anti-aging, appunto, come illustrava la dottoressa Chiara Manzi, stiamo parlando di Gusto e Benessere, la tradizione diventa anti-aging, LT Editore. Nella prefazione del volume, dottoressa, lei scrive come i piatti tradizionali si siano sempre evoluti, siano mutati nel tempo. Possiamo immaginare in effetti che anche questa nuova veste anti-aging rappresenti una loro evoluzione? Esatto, soprattutto quando l'evoluzione fa in modo che la nutrizione si incontri con l'arte dei cuochi. Il piatto di pasta alla carbonara o di spaghetti cacio e pepe che sono proposti nel piatto hanno i grassi che potremmo trovare in un piatto di riso in bianco condito con un solo cucchiaio di olio, ma hanno tutto il gusto e tutta la bontà del piatto della tradizione. Questo può essere possibile soltanto quando un nutrizionista lavora con grandi chef e grandi professionisti del gusto. Le ricette fatte soltanto da noi nutrizionisti non arrivano ai livelli di bontà e anche di salute che hanno questi piatti realizzati in team. E questo è un aspetto fondamentale che appunto rappresenta proprio in parte il suo vasto lavoro di approfondimento proprio tra la cucina del benessere, a cavallo fra la cucina del benessere e quella gustosa. C'è un tema caro, fra l'altro, ai nostri ascoltatori che nel momento stesso in cui vengono a conoscenza di un suo intervento telefonico, diversi ascoltatori, insomma, ricorderanno la dottoressa Chiara Manzi essere intervenuta anche in passato per ciò che riguarda le puntate di Genetica Oggi. C'è un tema che attraverso i loro SMS o attraverso le loro email, come è capitato questa volta, ricorre proprio perché sentono forse in modo maggiore rispetto agli altri. Parliamo del fritto, che è un argomento che abbiamo già toccato e che ritorna anche in questo nuovo in questo suo nuovo lavoro, in questo suo nuovo libro. Ci racconta un po' come un fritto può essere anti-aging, quindi sano, ma al tempo stesso gustoso. Sì, il fritto in genere viene bandito dalle diete o da un'alimentazione sana perché è un metodo di cottura ipercalorico e poi che degrada anche i grassi e quindi impregna gli alimenti di sostanze poco salutari. Invece il fritto fatto in un certo modo può diventare un multicentrum di vitamine e può assorbire molti pochi grassi. Quindi i suggerimenti che do nel mio libro sono quelli di curare molto bene la temperatura di frittura che deve essere regolata con un termostato perché friggere in una pentola molto facilmente dà luoghi a sbalzi di temperature che producono sostanze tossiche o cancerogene negli alimenti. Quindi un buon termostato, un bagno di frittura molto di olio molto abbondante in modo da creare uno shock termico tra l'alimento che si immerge nell'olio e l'olio stesso, shock termico che produce un'evaporazione dell'acqua interna all'alimento
e che quindi impedisce l'ingresso invece nell'alimento dei grassi. È molto importante la scelta dell'olio, l'olio migliore per friggere non è sempre più economico, migliore l'olio di oliva extravergine, ma anche l'olio di arachidi può andare bene. E poi un altro punto fondamentale è la scelta dell'impanatura, dell'alimento, determina in modo straordinario una differenza di assorbimento dell'olio e anche il tamponamento dell'alimento dopo averlo estratto dal bagno di frittura. A questo friggere anti-aging non è difficile, ma bisogna imparare tanti piccoli accorgimenti. Io colgo l'occasione per dire che ci sono due appuntamenti sia a Roma che a Milano per imparare a cucinare in questo modo, perché a Milano abbiamo iniziato una serie di serate con cooking show. Sì. E la prima sarà l'11 di febbraio al ristorante unico di Milano, un ristorante stellato, e invece a Roma inizieranno i corsi amatoriali a marzo. Quindi vi invito a visitare il nostro sito cucinaevolution.it in modo da potersi anche incontrare e imparare proprio direttamente dagli chef come friggere in questo modo. Sì, fra l'altro sono sul vostro sito internet proprio in quest'istante, che è chiaramente sempre ben aggiornato riguardo i vari appuntamenti, ma ci sono tutta una serie di ricette e di consigli che riguardano proprio la cucina anti-aging che vi stiamo raccontando quest'oggi. Qualora vi siate appena sintonizzati sugli 89.100 FM, in collegamento telefonico la dottoressa Chiara Manzi e il suo ultimo libro Gusto e Benessere, la tradizione diventa anti-aging. Dottoressa, un'ascoltatrice, Valentina, al 389-650-7676 ci chiede qualcosa che poi è presente in effetti nel libro, però questo ci dà il polso di quanto stia andando di moda il consumo delle bacche di goji. Sono in effetti, sono utili veramente o è un prodotto forse che porta con sé un errore di comunicazione? Un po', diciamo, un po' di esagerazione c'è nell'esagerare le qualità nutrizionali di questa bacca. Effettivamente è una bacca che è ricchissima di antiossidanti, ma soltanto quando è fresca e quindi quando è appena colta. Le bacche di goji che si commercializzano invece sono secche e quindi hanno perso totalmente gli antiossidanti e invece sono ricchissime di zucchero, perché sono, appunto, seccandosi concentrano lo zucchero. Quindi dal punto di vista nutrizionale equivalgono all'uvetta. So che costano molto di più e sinceramente i vantaggi delle bacche di goji secche e non fresche dal punto di vista nutrizionale non ci sono. Ci può piacere come gusto, ma ecco, non è un alimento che consiglio. Allora siamo veramente in chiusura. Gusto e benessere della dottoressa Chiara Manzi, l'autrice che abbiamo appena ascoltato, la tradizione diventa anti-aging. Essendo in chiusura non possiamo non parlare di dolci, sono presenti all'interno del volume, sempre in questa nuova appunto veste relativa proprio alla possibilità di consumare un dolce, ma al tempo stesso una ricetta che porta con sé i segreti proprio della cucina anti-aging. Allora, su questo ringraziamo la dottoressa Chiara Manzi, intervenuta quest'oggi ai nostri microfoni qui a Radio Cusano Campus. Grazie dottoressa, un buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.